Oggi, per le storie di passato e presente, andremo a vedere Roma dal vecchio al nuovo impero. Che significa? Partiremo da un imperatore soldato, Aureliano, e la sua strenua difesa dell'impero. Poi andremo ad analizzare la celeberrima tetrarchia di Diocleziano, l'impero diviso per quattro, e infine la monarchia di Costantino, l'uomo che trasferì l'impero in Oriente. Ad accompagnarci in questo racconto sarà il giovane storico Matteo Marroni. Durante il III secolo d.C., l'impero romano attraversa una fase di crisi drammatica che per molti aspetti anticipa la fine della sua unità. È una crisi su cui gli storici ancora oggi dibattono, caratterizzata dal diffondersi di epidemie, da una forte inflazione e soprattutto dalla pressione dei barbari ai confini. Nel 235 si estingue la dinastia dei Severi e ha inizio la cosiddetta anarchia militare, circa 50 anni durante i quali si succedono imperatori eletti e destituiti grazie al favore delle loro truppe. Nel 268, alla morte dell'imperatore Gallieno, gli succede Claudio II, che per i suoi meriti militari sarà definito il Gotico. Egli inaugura la serie degli imperatori cosiddetti illirici, imperatori soldato, spesso di umile origine, e che arrivano a ricoprire la porpora imperiale essendosi distinti sul fronte militare. Nel 270, alla morte di Claudio, le truppe di stanza a Sirmio, nell'attuale Serbia, eleggono imperatore Lucio Domizio Aureliano. Anch'egli è di umili origini. È nato infatti nella Pannonia, l'odierna Ungheria, e si è distinto in battaglia come capitano della cavalleria nella battaglia di Naisso, proprio sotto Claudio il Gotico. Ora è destinato a succedergli. Aureliano deve dimostrare fin da subito di avere polso, contrastando le invasioni dei Vandali in Pannonia e quelle degli Jutungi nell'Italia settentrionale, ma è soprattutto nei confronti della capitale, di Roma, che deve dimostrare forte energia. Per rispondere al clima di incertezza diffusa, Aureliano prenderà una decisione che da lungo tempo è stata trascurata, quella di munire Roma di una nuova cinta muraria. Sono le mura aureliane che proprio da lui prendono il nome. Ne parliamo con il professor Franco Cardini. Le ripetute incursioni dei popoli germanici in Italia determinano una politica di messa in sicurezza delle fortificazioni cittadine. Proprio seguendo questa logica tutta romana, Aureliano ordina l'inizio della costruzione delle mura che prenderanno il suo nome. La nuova cinta muraria dovrà essere adatta a contenere le nuove dimensioni della città che avevano superato le vecchie mura serbiane. Una cinta in opera laterizia, lunga quasi 19 chilometri, con le sue porte in travertino, che ancora oggi è la più estesa e meglio conservata fortificazione del mondo classico. Un cantiere aperto per 4 anni e un poderoso impegno economico per riaffermare la centralità di Roma e dell'Italia. Intanto, vinti gli Jutungi dopo le battaglie di Piacenza, Pavia e Fano, l'imperatore torna a Roma, dove lo aspetta la guerra monetaria. Paladino degli Humiliores, difende la moneta spicciola per proteggere i piccoli scambi commerciali e riportare pace in una città in tumulto. Aureliano osserva nelle politiche sociali quell'attenzione verso le classi meno abbienti che è tipica degli imperatori del III secolo, garantendo alla plebe distribuzioni gratuite o agevolate allo scopo di mantenere l'ordine pubblico. Al contempo, porta avanti una politica ostile ai cristiani con le persecuzioni del 273 d.C. Ma il vero nemico da combattere è altrove, ai confini dell'impero. Bisogna riunire i due blocchi costituiti all'epoca di Gallieno, quello occidentale delle Gallie e quello orientale. Ad occidente, Esuvio Tetrico, governatore dell'Aquitania, si presenta come imperatore delle Gallie, arrogando a sé e a suo figlio un titolo non concesso e non legittimato da Roma. Anche ad est la situazione è bollente. Palmira è una fiorente oasi del deserto, una città carovaniera tra Antiochia e Babilonia, estremo baluardo ai confini dell'impero. Palmira è governata da Settimio Odenato, principe di una tribù siriana, nominato corregente da Gallieno.
Odenato muore assassinato nel 267 d.C. La sua seconda moglie, Zenobia, donna carismatica, gli succede con il figlio Vaballato, proponendosi come discendente delle regine Semiramide e Cleopatra. Zenobia inizia una politica aggressiva, annettendo al suo regno la Cilicia e l'Egitto. Cara Ventriglia, mi spieghi bene a che servivano le mura aureliane? Credo fossero 19 chilometri, è possibile? Una cosa del genere. A che servivano? Sì, Aureliano nel 271 combatte ancora una volta popolazioni barbare che sono arrivate in Italia e le sconfigge a Pavia, quindi si rende conto che appunto queste incursioni stanno arrivando al centro Italia e lui decide di fortificare la capitale prima poi di rivolgersi di nuovo al confine. Un secolo prima, per difendere l'impero, Adriano aveva fortificato il vallo di Adriano, quindi sì, certo, molto più a nord. Costruito il vallo. Quelle mura guardavano anche all'interno di Roma? Come è normale in tutte le architetture militari in che sono deputate a difendere una città, sì, le bocche dei cannoni ci sono rivolte verso l'esterno, ma anche rivolte verso l'interno, il che vuol dire che non si tratta di difendere soltanto il popolo e la città, ma che si tratta di difendere anche il potere, eventualmente contro il popolo stesso, insomma. Siamo nel 270, c'è un problema anche di cristiani, professore? Sì, è un problema un po' particolare, perché Aureliano, proprio per la religiosità sua personale, di religione che in qualche modo, se non impone, perlomeno la diffonde e la sostiene, è un uomo che porta avanti un disegno che è quello di una religione orientale, fondata su un Dio unico fra l'altro che è creatore e vivificatore dell'universo, sì. E quindi a questo punto i veri, in un certo senso, concorrenti alla riforma monoteistica di Aureliano sono i cultori di queste nuove religioni che hanno un carattere particolare. I nuovi dei non sono soltanto dei custodi e guardiani dell'universo, sono dei salvatori dell'anima. Ma le facevo questa domanda perché noi siamo 30-40 anni prima di Costantino, certo. E anche da quello che lei dice mi sembra che la partita fosse ancora aperta in quel momento, la partita religiosa. Senza dubbio sì, perché c'era stata una persecuzione dura, crudelissima, forse la peggiore, per certi aspetti anche peggiore della grande era dei martiri di Diocleziano, sì, che era stata la persecuzione dell'imperatore Decio, che fra l'altro è un uomo che non ha successo anche come statista, eccetera. Dopo di questo ci si era resi conto di quello di cui si era già reso conto il grande Tertulliano quando diceva il sangue dei martiri è seme di nuove conversioni, che questo è un dato storico e antropologico, direi incontrovertibile, le persecuzioni fanno bene alla causa dei perseguitati. Ai perseguitati singolarmente no, ma alla loro causa in generale succede così. Verissimo, adesso le faccio vedere un filmato per la terza questione di questo periodo della vita di Aureliano, il caso Palmira, o meglio Zenobia, la regina. Vediamo in un film del 59 del genere Peplum un'affascinante Anita Ekberg proprio nel ruolo di Zenobia. La regina Zenobia, salita al trono di Siria dopo l'uccisione del consorte re Odenate, nostro fedelissimo alleato, cominciò a dar segni di intolleranza alle autorità di Roma. Con l'aiuto degli Assiri, essa infranse i sacri vincoli che la tenevano legata all'impero. Le nostre guarnigioni, colte di sorpresa, sono state annientate e le loro insegne trascinate nella polvere del deserto. La folle ambizione di questa donna deve essere soffocata! So che Roma è forte e civile, e se mi ribellai fu soltanto perché la mia terra languiva. Umiliata e soggetta. Lo puoi capire questo? Sì, Zenobia.
Che bella questa Zenobia nordica, bionda. 42 gradi all'ombra, andava in giro, sì, col macchiaggio. Professore, Alessia Amante, sentiamo lei su Zenobia. Sì, c'è un particolare nell'Istoria Augusta, che è una delle fonti più importanti proprio per la vita di Zenobia. Cioè un parallelo, un paragone, che lo storico, probabilmente si chiamava Vopisco, istituisce proprio tra Zenobia e Cleopatra, come se Zenobia fosse una seconda Cleopatra. Si dice che addirittura la lettera che Zenobia avrebbe scritto contro Aureliano per ribellarsi, insomma, all'autorità dell'imperatore, fosse stata scritta forse da un retore, però il particolare è che la stessa Zenobia si paragonava a Cleopatra e a tutti gli effetti alcuni episodi delle vite delle due regine sono simili. Entrambe donne di cultura, entrambe furono portate in trionfo dai loro conquistatori, l'una da Cesare e l'altra appunto da Aureliano. Entrambe vissero poi a Roma, relegate un po' fuori dall'URSS. Cleopatra infatti visse negli orti di Cesare fin quando il dittatore fu in vita, mentre Zenobia fu innanzitutto salvata da Aureliano, questo è particolare, molto importante, e fu spostata a Tivoli, dove poté continuare una vita quasi da matrona, quindi in mezzo al lusso e alla cultura. Non dimentichiamo che Zenobia regnava sì sulla città di Palmira, ma Palmira aveva un regno che si estendeva alla Cilicia, all'Egitto, e quindi questo paragone con Cleopatra non è un paragone improprio. No, per nulla. C'è anche un dato geoantropologico, nel senso che Zenobia, la sua ambizione è creare, lo dico in termini un po' troppo moderni, diciamo, uno stato cuscinetto tra le due grandi potenze del momento, e nessuna delle due può essere ignorata, che è da un lato Roma evidentemente, ma dall'altro, non ne abbiamo ancora parlato, c'è la Persia. E parliamone. C'è la Persia, dove è avvenuta anche lì una grande crisi all'interno della compagine imperiale, che era una compagine imperiale retta da una famiglia del nord della Persia, gli Arsacidi. Si dovrebbe parlare di parti, sì, non di persiani. Un inquadramento geografico per i nostri spettatori. Allora, la Persia da una parte, l'attuale Iran. L'attuale Iran. In mezzo la Siria, che in mezzo si estende fino all'Egitto. E ci dà un sacco di problemi ancora oggi. Il Vicino Oriente. E è ovvio che ce li dia, come ce perché, li dava allora. Se lo dice come battuta o c'è qualche parentela per i problemi che arriviamo, che abbiamo oggi da quell'area geografica e quelli che potevamo avere nel 270 d.C.? Proseguendo sul piano delle battute, si potrebbe dire che oggi nel Vicino Oriente c'è il petrolio. Allora nel Vicino Oriente c'era lo snodo delle grandi carovaniere che facevano da plaque tournante a turning point tra il Mediterraneo da una parte e l'Oceano Indiano e le Indie dall'altra, il grande traffico delle spezie e degli aromi che si snodava lungo lo Hijaz, lungo la parte occidentale dell'Arabia, proprio nell'area dove oggi c'è uno dei punti nevralgici del petrolio. In soli 5 anni Aureliano riesce a frenare le invasioni e a ricomporre l'unità dell'impero, sottomettendo l'Imperium delle Gallie e il Regno di Palmira a Oriente. Ma nel 275 anche lui cade vittima di una congiura e la battaglia per il potere si riapre. Negli stessi anni si è compiuta l'ascesa di Valerio Diocle, che la storia ricorderà con il nome ben più famoso di Diocleziano. Anche lui è di umili origini, è nato a Salona, in Dalmazia, e dopo una gavetta nell'esercito è arrivato a ricoprire l'importante carica di capo dei Protectores, la guardia del corpo dell'imperatore. Nel 282 l'imperatore Caro muore durante una campagna a Oriente contro il regno dei Parti e il prefetto del pretorio Flavio Apro elegge imperatore suo figlio Numeriano, ma dopo poco anche Numeriano muore in circostanze misteriose. Diocleziano accuserà proprio Flavio Apro dell'uccisione e toglierà di mezzo l'ingombrante prefetto del pretorio. La sua ascesa al potere ha così inizio. L'ultimo ostacolo è rappresentato da Carino, il secondo figlio di Caro. Così, nell'estate del 285, l'esercito di Diocleziano e quello di Carino si affrontano in battaglia ed è Diocleziano a uscire vincitore. Ha circa 40 anni e ha in mente importanti riforme economiche e istituzionali destinate a cambiare profondamente la struttura stessa dell'impero. Ce ne parla il professor Umberto Roberto.
Dopo un biennio di guerre e instabilità, Diocleziano inizia il suo governo con una strategia di riconciliazione. Per assicurarsi di non cadere vittima lui stesso di una congiura militare, evita drastiche epurazioni nelle amministrazioni delle province e ricompensa quanti lo avevano sostenuto. Ma la crisi non è finita. Le rivolte dei Bagaudi, bande di pastori e agricoltori alla frontiera della Gallia, gli Alemanni sul Reno, i Sarmati e i Carpi sul Danubio premono ai confini del vasto impero. Diocleziano segue il suo istinto di soldato. Nell'ora del pericolo supremo, sceglie come Augusto d'Occidente un suo fidato ufficiale che proviene dall'Illirico, Marco Aurelio Massimiano. Inizia così la diarchia che per circa 8 anni, dal 286 al 293, vede i due Augusti impegnati su vari fronti a sedare rivolte. Per Diocleziano è importante l'investitura divina del potere, per questo impone ai sudditi l'adorazione del principe e delle sue raffigurazioni. Primo marzo 293. Diocleziano chiama nel collegio imperiale altri due ufficiali che innalza al rango di Cesari. Galerio è nominato Cesare d'Oriente e vice di Diocleziano e Costanzo Cloro diventa Cesare d'Occidente e vice dell'Augusto Massimiano. La scelta di dividere il potere tra 4 imperatori permette il controllo capillare dell'impero e risolve il problema della successione. Per questo Diocleziano rafforza anche i legami familiari. I due Cesari diventano figli dei due Augusti e si aggiunge il vincolo dell'alleanza matrimoniale. Costanzo e Galerio sono costretti a ripudiare le proprie mogli. Costanzo, che aveva già avuto un erede, Costantino, sposa Teodora, la figlia di Massimiano. Galerio si unisce a Valeria, la figlia di Diocleziano. In questo modo, il collegio imperiale diventa famiglia, una monarchia adottiva secondo il modello dell'età degli Antonini, dove a mantenere l'unità di comando è Diocleziano. Sono di questo periodo importanti riforme. Quella amministrativa, che crea una fitta rete di controllo burocratico in tutte le province per la riscossione delle tasse, e quella economica, con l'editto dei prezzi emanato nel 301, che stabilisce per legge il costo dei principali beni di scambio. Il 20 novembre del 303, per celebrare il suo trionfo politico e militare dopo 20 anni di governo, Diocleziano giunge, forse per la prima volta, a Roma. Durante il suo breve soggiorno, inaugura le famose terme, le più grandi dell'impero, e le dona ai romani di ogni classe sociale, a dimostrazione del ritrovato splendore dell'impero. Tetrarchia, potere a 4. Maria Grazia Cinti, c'è però una quinta figura importante per la nostra storia. Sì, potremmo definirlo una sorta di usurpatore. Mi riferisco a Marco Aurelio Carausio. Era una persona che si era particolarmente distinta in una delle campagne di Massimiano, tant'è che ottiene il comando della flotta britannica, quindi aveva il compito di difendere la Manica dai pirati. Però in realtà Massimiano si rende conto che non stava difendendo né distruggendo le navi, bensì si impadroniva del bottino di queste navi dei pirati e quindi decide di farlo uccidere. Però Carausio si rende conto di questo e prima ancora di essere ucciso si autoproclama imperatore della Gallia settentrionale e della Britannia, battendo anche moneta propria, fra l'altro. Professore, ma se un sistema a 4 non riesce a reggere, poi arriva un quinto, un sesto, un settimo, come possiamo dire che la tetrarchia in fondo ha funzionato? Perché Carausio venne velocemente eliminato, si trattò sostanzialmente di un'usurpazione locale, ce ne furono anche altre nell'impero di Diocleziano, ma proprio il meccanismo della tetrarchia consentì poi un intervento rapido e una eliminazione di quello che poteva essere un pericolo significativo. Quindi in questo caso funzionò? Funzionò in questo caso, funzionò anche più tardi nel caso dell'Egitto, furono anche un po' degli esami per questo sistema. Chiara Gelso, invece lei mi parli delle riforme.
Dunque, Diocleziano promuove anche una riorganizzazione territoriale basata sulla parcellizzazione dei comandi locali, quindi suddivide il territorio in 12 circoscrizioni chiamate diocesi, 3 per ogni tetrarca e sottoposte al governo di un vicario. Queste diocesi vengono ulteriormente divise in province e anche la penisola italica è suddivisa in province sottoposte a dei correctores, ulteriormente riorganizzate poi in 2 diocesi, l'Italia annonaria e la Reggio Suburbicaria. Professore, è la prima volta che l'Italia viene suddivisa in circoscrizioni, province, chiamiamo diocesi, perché è complicata, è molto articolata come costruzione. Lo è e denota anche la mentalità di Diocleziano dell'epoca. Serve per avere controllo sul territorio, ma serve anche a un altro fine molto importante. Durante il III secolo la mentalità cambiò. Roma è dov'è l'imperatore, non è a Roma. Roma perde importanza come centro del potere, gli imperatori non si trovano più a Roma a partire dalla morte dell'ultimo dei Severi e pertanto anche l'Italia in un lento processo deve diventare come una normale provincia e suddivisione dell'impero romano e questo lo fa Diocleziano, lo fa con resistenze sicuramente interne da parte soprattutto dell'aristocrazia romana, ma era un segno del cambiamento dei tempi. Professore, la crisi del III secolo viene associata alla parola inflazione. Perché si sviluppa e come la combatte Diocleziano? La crisi del III secolo giustamente è anche una crisi di carattere economico. L'inflazione è uno degli aspetti, l'altro aspetto, quindi una crescita incontrollata dei prezzi. L'altro aspetto è sicuramente il peso fiscale. Diocleziano interviene appunto con questo tipo di riforme e anche con dei provvedimenti molto, molto duri, per esempio l'editto dei prezzi, il famoso editto dei prezzi della fine del... E sono efficaci? È un calmiere l'editto dei prezzi, purtroppo non è tanto efficace perché anche se gli antichi non studiavano l'economia, le leggi erano quelle che conosciamo noi della domanda e dell'offerta. Indicare un prezzo massimo era qualcosa che poi non funzionava. Però denota, noi abbiamo la parte iniziale di questo editto, che è un elenco anche piuttosto noioso di indicazioni merceologiche, però la parte iniziale è la voce di Diocleziano che spiega perché si fa. E lì si capisce bene la percezione che dell'economia avevano gli antichi. Il fatto che i prezzi si alzassero, l'inflazione viene spiegata prevalentemente da un punto di vista morale. Si tratta di speculatori che approfittano della debolezza di alcune aree dell'impero per fissare un prezzo che è qualcosa di inaccettabile e l'imperatore interviene a colpire questi nemici dell'ordine interno. E adesso le faccio vedere un filmato, professor Roberto. 23 febbraio 303, iniziano le persecuzioni ai cristiani. Lo storico Lattanzio racconta il primo giorno di violenza nella chiesa di Nicomedia. Quando l'alba di quel giorno spuntò improvvisamente, nella luce ancora incerta, il prefetto del pretorio si recò alla chiesa con i capi militari, i tribuni e i funzionari del fisco. Sfondano le porte, cercano il simulacro del Dio, incendiano le scritture che trovano, è data a tutti la facoltà di saccheggiare. Nel giorno seguente fu pubblicato un editto, in forza del quale i seguaci di quella religione furono esclusi da ogni carica e dignità, passibili di tortura a qualsiasi ordine e grado appartenessero. Chiunque li poteva denunciare, ma essi non avevano diritto a intentare processo a chi che sia per illegalità, per falso, per sottrazione di beni. Insomma, persero il diritto alla libertà e alla parola. Alessia Amante, questa è l'ultima grande persecuzione contro i cristiani. Sì. Perché la fece Diocleziano e perché fallì? Allora, i motivi che stanno dietro la persecuzione di Diocleziano potrebbero essere anche politici, perché la Chiesa tra III e IV secolo ha raggiunto una struttura che la rende quasi uno Stato nello Stato. E Diocleziano punta sempre all'ordine e teme la Chiesa in quanto, come dire, nemica dell'ordine dell'impero, dell'unità dell'impero.
ma soprattutto è una persecuzione che fallisce perché il sacrificio per la fede rinforza la fede e soprattutto porta a nuove conversioni. E poi, come abbiamo visto nel filmato, il testimone per eccellenza di quest'epoca è Lattanzio, che fa passare alla storia un'immagine pessima di Diocleziano, non soltanto in quanto persecutore, ma anche come statista incapace. Per esempio, attribuisce a lui il fallimento delle dictum de prezis, e l'impronta di Lattanzio perdura tutt'oggi, perché dopo quasi 2000 anni Giovanni Paolo II, un papa, ha ricordato Diocleziano come il peggiore persecutore dei cristiani. Professore. Confermo, fu la persecuzione più grande perché più sistematica. Diocleziano era un militare, aveva una struttura di controllo, l'abbiamo detto anche prima, che si propagava per tutto l'impero. Il tentativo di eliminare la presenza dei cristiani fu quello più vicino al successo. E però diede poi ai cristiani una forza nuova per reagire. E perché Diocleziano perseguitò i cristiani? Beh, è stato già detto in maniera chiara. Il giorno d'inizio della persecuzione coincide con la festa romana del Dio Terminus, che è il Dio dell'ordine, è il Dio che stabilisce un confine tra una parte e l'altra. Quindi tutto avviene anche in una forma ritualizzata, per dire da questo momento in poi si colpiscono i nemici interni dell'impero. Ma e per avere successo quella persecuzione cosa dovevo ottenere? Terminarli tutti? Che cosa esatto, è questo il motivo per cui fallì. I cristiani non erano degli extraterrestri, erano cioè abitanti delle città. Abbiamo parlato di Lattanzio, sì. Una fonte molto importante su tutto questo è ovviamente Eusebio di Cesarea, e colpisce un'affermazione di Eusebio. Ma perché è successo questo? Perché per vent'anni, per quasi vent'anni, Diocleziano aveva anche nel suo palazzo e nell'esercito molti cristiani. Ormai il cristianesimo era diffuso a largo spettro, ovviamente soprattutto in Oriente, perché in Occidente c'erano larghe aree dove i cristiani ancora erano in presenza esigua. Quindi lo stesso Eusebio si dice, ma perché è successa questa cosa? Perché nonostante tutta la violenza, la brutalità, la carica anche di fanatismo che Diocleziano mise in questa impresa, come era lui capace, non poteva aver successo, perché ormai i cristiani erano una parte importante della società romana. Il primo maggio del 305, a Nicomedia in Anatolia, nell'odierna Turchia, Diocleziano celebra la prima e unica abdicazione nella storia dell'Impero Romano. A centinaia di chilometri di distanza, a Milano, Massimiano replica la stessa cerimonia. La tetrarchia garantisce una successione indolore. Galerio diventa Augusto d'Oriente e nomina suo Cesare Massimino d'Aia. A Occidente è Costanzo Cloro a diventare Augusto e individua il proprio Cesare nella persona di Severo. Diocleziano è all'apice del successo, è ormai anziano e affetto da una grave malattia. Decide pertanto di ritirarsi nel suo sfarzoso palazzo, quello che si è fatto costruire a Spalato, nella natia Dalmazia. Ben presto però il meccanismo politico che ha ordito è destinato a entrare irreversibilmente in crisi sotto le spinte congiunte di Massenzio, il figlio di Massimiano, e di Costantino, il figlio di Costanzo Cloro. Nel 306 Costanzo Cloro muore. Severo dovrebbe succedergli, ma le truppe di stanzia in Gallia eleggono imperatore proprio Costantino. Ben presto la tetrarchia entrerà in crisi e comincia ad affacciarsi sulla scena romana la stella di uno degli ultimi grandi imperatori di Roma. Di Costantino, di questo straordinario protagonista della storia politica romana, ci parla il professor Alessandro Barbero. Diocleziano aveva diviso il potere nell'impero in quattro, una tetrarchia con al vertice due Augusti e due Cesari destinati a sostituire i primi. L'obiettivo era di decentrare il potere per una maggiore rapidità di decisione e intervento, ma quando Diocleziano abdica, la tetrarchia subito scricchiola. Nel 306 d.C. la situazione cambierà del tutto con l'ascesa di Costantino. Alla morte del padre, Costanzo Cloro, Costantino viene acclamato dalle sue truppe in Britannia, mentre Massenzio, figlio del vecchio tetrarca Massimiano, si assicura il sostegno di un'altra parte dell'esercito. Il principio della successione ereditaria, ancora una volta, si rivela più forte del razionale principio dell'adozione. Non sono loro, infatti, i Cesari designati, e la situazione è incerta anche ad Oriente. Il congresso di Carnuntum nel 308, presieduto da Diocleziano stesso,
promette di sistemare le cose, ma non sarà così. Ne escono nuovi nomi accanto ai vecchi e questa pluralità di candidati porterà a 5 anni di guerra civile, finché nel 312 a Roma, nella famosa battaglia di Ponte Milvio, Costantino avrà la meglio sul rivale Massenzio. È la leggendaria vittoria sotto il segno della croce. Da quanto ci racconta il suo biografo Eusebio di Cesarea, Costantino vede in sogno la sua missione carismatica. Fissando il monogramma di Cristo sugli scudi dei suoi soldati, vince grazie al Dio dei cristiani. L'Occidente è ora di Costantino e l'Oriente di Licinio, un ufficiale che si era distinto contro i persiani. I due imperatori promulgano un editto di tolleranza religiosa in cui viene riconosciuto al cristianesimo il rango degli altri culti. È l'editto di Milano del 313 d.C. Di pari passo, il sinodo di Arelate stabilisce che i soldati cristiani che abbandonano l'esercito vengano scomunicati. In pratica, il servizio militare diventa obbligatorio per le comunità cristiane. Il cristianesimo rappresenta ormai qualcosa che a tutte le latitudini unisce l'impero. A quanto ci racconta Eusebio di Cesarea, la politica di Licinio evolve a un certo punto in direzione anticristiana. La concordia dei due imperatori non è più neanche uno sforzo di facciata. È il 324. Gli eserciti dell'Impero Romano d'Occidente e di quello d'Oriente si scontrano in Tracia nella battaglia di Adrianopoli. La vittoria di Costantino rappresenta una svolta storica. L'impero torna ad essere unito nelle mani di un solo imperatore. Una monarchia di investitura divina, saldata da un nuovo legame identitario, quello tra Stato e Chiesa. Silvano Proietti, mi ha incuriosito alla fine di questo documentario una monarchia di investitura divina, cioè è quella quello che Costantino va cercando? L'investitura divina di Costantino è duplice ma anche ambigua, se vogliamo. Si fa rappresentare come il Sol Invictus ancora a Costantinopoli. Lui aveva la lancia in una mano, il globo nell'altra e la corona radiata, quindi la simbologia col Sol Invictus è totale. Però sappiamo anche da Eusebio di Cesarea che lui aveva fatto questa statua di se stesso con il labaro in mano a Roma, però non c'è traccia, quindi la cosa è un po', come dire, ambigua anche in questo senso. Abbiamo solamente testimonianza storiografica, ecco. Archeologicamente non è stato trovato nulla di questo. Comunque, questo da quel momento gli imperatori hanno un'investitura in più. No, ne hanno anche molte in meno, a dire il vero, perché prima gli imperatori erano investiti da tutti gli dèi. Ci sono tanti dei e tutti proteggono e favoriscono l'imperatore. Anche il papà dell'imperatore, che era imperatore prima di lui, è diventato un dio. È lassù sull'Olimpo anche lui, che guarda in giù e lo protegge. Ma i cristiani hanno da offrire un'altra cosa. Non ci sono tanti dei, ce n'è uno solo. E c'è un solo dio in cielo e un solo imperatore sulla terra. Ed è in quel momento, Maria Grazia Cinti, in cui, secondo la leggenda, Costantino ha visto la croce, in Oxinio Vinces, e mette la croce sui suoi scudi. Sì, in realtà anche questa visione, insomma, è tramandata da Eusebio di Cesarea, ha diverse interpretazioni, perché forse lui non vide la croce, forse era semplicemente il monogramma di Cristo, quindi il chi e il ro. Questo simbolo era accompagnato da una scritta in greco, entutonica, che poi è stata tradotta in latino, prima con hoc signo victor eris, che troviamo anche in alcune monete e in alcuni graffiti, e alla fine come in hoc signo vinces, che tutti noi conosciamo e abbiamo sentito. Quindi noi abbiamo il traduttore automatico, lui vede una scritta in greco e viene tramandata in latino. Strano, no? È proprio così, infatti viene anche leggermente modificata, perché entutonica vuol dire con questo vinci. Nica è un imperativo,
pare che fosse il grido dei tifosi nello stadio, ai loro corridori, all'auriga della squadra del cuore, vinci, vinci, vinci. Quindi è qualcosa di molto, come dire, forte. Poi diventa vincerai, con questo segno, in questo segno vincerai. Perché è anche una condizione, adotta questo segno e noi ti daremo la vittoria. Vinci è una cosa immediata. È una cosa molto più spontanea, ma appunto a questo punto gli spettatori si staranno chiedendo, ma appunto che cos'è che ha visto lui davvero? Niente. E noi non lo possiamo sapere. Probabilmente il mattino di quella battaglia lui è uscito dalla tenda, come ogni generale romano il mattino prima di una battaglia, sempre si usciva dalla tenda dicendo ho fatto un sogno. I soldati stavano ad aspettare quello prima di andare a rischiare la pelle. Poi dopo, quando hai vinto, quando sei diventato cristiano, e allora cominciano a raccontarla in tanti modi e alla fine si coagula la versione che tutti abbiamo imparato. E a questo punto, Saverio Albertano, quale diventa il ruolo della religione nel personaggio Costantino? Beh, con Costantino si riacquista una universalitas politica. E Costantino cercherà di sovrapporne una religiosa, e quindi è ovvio che della nuova religione ci si aspetti lo stesso sostegno che quella vecchia conferiva agli imperatori, quindi un sostegno personale e un grande contributo al benessere pubblico della società. È ovvio che le complicazioni sorgono quando imperatori e chiese si rendono conto che il benessere pubblico può variare, quindi questa nuova istituzionalizzazione della Chiesa non sarà semplice, non sarà scontata. Però professore, posso aggiungere una cosa a quello che diceva? In questo momento, dalla battaglia di contro Massenzio, alla battaglia di Ponte Milvio, all'editto di Milano, Costantino e Licinio stanno dalla stessa parte, quindi anche Licinio si intende che abbia visto in sogno una croce. Licinio ha avuto l'apparizione di un angelo che gli ha insegnato a pregare il Signore. Però, come dice Eusebio di Cesarea qualche anno dopo che Costantino e Licinio hanno litigato e Costantino ha fatto fuori suo cognato Licinio e gli ha portato via tutto, Eusebio riscrive le sue opere che raccontavano di quel momento iniziale e dice Licinio, che non era ancora impazzito. Ma in quel momento, in quell'anno, Licinio e Costantino hanno la stessa intenzione nei confronti della Chiesa. Si può dire questo? Assolutamente sì, ed è giusto menzionare la Chiesa proprio, prima dicevamo i cristiani, ma uno dei motivi per cui i cristiani resistono così bene alle persecuzioni, tanto che poi gli imperatori decidono che politicamente è più utile tenerseli buoni, anzi proprio allearsi con loro, uno dei motivi è proprio la Chiesa. Cioè, i culti degli dei avevano i loro templi, i loro collegi di sacerdoti, ma ogni tempio era indipendente. Qui invece abbiamo un'organizzazione multinazionale, capillare, diffuso ovunque, un tessuto di collegamento che attraversa tutto l'impero. Abbiamo una classe sociale, il clero, rispettato dagli altri, dai laici. Abbiamo un'organizzazione che può essere usata dallo Stato a quel punto, proprio come diceva Albertano, per supplire anche. Ma a quel tempo il Papa è il capo supremo della Chiesa come lo conosciamo oggi o meno? No, è una Chiesa di autonomie. È una chiesa in cui ci sono i vescovi delle grandi metropoli come Roma, Costantinopoli, Alessandria, hanno molto potere, ma nessuno è il vertice supremo. L'imperatore, proprio per quello, può pensare di farlo lui il vertice supremo. Per approfondire gli argomenti trattati nella puntata di oggi, Roma dal vecchio al nuovo impero, vi segnaliamo tre libri. Il mondo tardo antico, Peter Brown, Einaudi 2017. L'Impero Romano, volume 2. Santo Mazzarino, la terza, 1973. L'età di Costantino il Grande, Jacob Burckhardt, SE 2020. E siamo alle conclusioni. La storia forse sottovaluta cosa fu Costantinopoli, la creazione di Costantino, un impero durato più di 1100 anni, dal 330
al 1453, quando cadde sotto il peso degli ottomani. È ovvio che con un impero di questa importanza, Roma, che da principio doveva essere di pari grado, di pari potenza di Costantinopoli, perdesse senso, perdesse occasione di essere. E questo significò qualcosa anche nello spostamento dell'attenzione occidentale verso nord, verso l'asse che sarebbe diventato franco-tedesco. Costantinopoli fu fortissima e cadde, prima della caduta finale sotto gli ottomani, solo una volta, nel 1204, per mano di chi? Per mano dei crociati. Fu un assedio di una crociata che espugnò Costantinopoli. Per il resto fu di una solidità davvero incredibile.